Nel Cilento la camorra non è violenta, ma è l'espressione di una burocrazia mafiosa che mette insieme interessi personali, familiari e di parte per rapire le poche risorse del territorio e per dividersi la torta degli interventi regionali e statali. Comincia così la lettera con la quale l'ex vescovo di Vallo della Lucania, oggi arcivescovo emerito di Foggia, Giuseppe Casale, ha indirizzato alla dirigente dell'istituto scolastico di Pollica, Gabriella Russo. Una missiva che il Monsignore ha inviato per elogiare l'impegno della guida scolastica cilentana, che ha fatto dell'istituto Patroni un presidio di Libera contro tutte le mafie. Il ricordo di Angelo Vassallo non può essere un discorso legato alla commemorazione, ma la memoria deve fungere da sprone, deve essere uno stimolo per andare avanti e soprattutto per mettere in campo gli insegnamenti di Angelo Vassallo, che ha rappresentato il sindaco, il primo cittadino, che deve essere prima di tutto una persona che si prodiga e che vive per il bene della sua comunità. Questo è il senso per cui un istituto scolastico diventa presidio di Libera. E di Angelo Vassallo noi prendiamo soprattutto quegli insegnamenti legati alla sua integrità morale e politica. Lui rappresenta il simbolo di giustizia e di libertà civile e sociale.